gliel'ha detto e basta. Altro? Nessuna domanda. Può andare, grazie. Arrivederci. Può andare? Sì, può andare. Questa volta. Chi chiamiamo, signor Pubblico Ministero, ora? Chiamiamo Ricci Walter, vorrei depositare i verbali usati per le contestazioni. Prego. Giudice, vuol dire una cosa. Concentriamole alla fine le dichiarazioni per praticare. No. Vabbè, sentiamo. No, su questo punto di questo signore non ha detto tutta la verità, le cose giuste. Il fatto che lui di esta perduto, sperduto in lei, è una donna ora della la vedela la conoscerà da sé. Se uno l'avesse a un piede merita tagliarselo per mandarla via d'intorno. La venne a ballare, ci fu la festa dei cacciatori a Monte Firidolfi. E venne a impegnarmi, dice si fa un ballo, e io accettai, ballamo. Allora noi e suonava l'orchestra un tango, e lei le faceva, la ballava il sarto di capretto, così. Io non mi ritrovavo con questa qui. Poi l'aveva un odore peggio della volpe. Allora io gli dissi, senta signora, abbia pazienza, grazie lo stesso, e la mandava qui paese. Peggio è la volpe. Ora, e poi questo qui che dice litigavo certo, perché questi gli erano le spie di padrone e mi fecero avere tanti grattacapi con questo con il padrone, no? E lui lo Giandana rapporta tutto. Dice che io gli rubavo le pesche ai padrone, io andavo qua, andavo là, cioè, tutte cose inventate. Insomma, me ne combinano tutti i colori. Io ci dediai perché io il male non ne avevo fatto a loro. E a uno gli ha detto un par di pugni, ma no, perché, come dice lui. Ricci Walter.